Ed eccoci qua, sempre di notte, sempre in silenzio, sempre solo con il microfono e la cam accesi. Allora, questa è una specie di continuazione dell'episodio di ieri notte in cui spiegavo di come ogni volta che voglio risparmiare soldi del vaporetto e mi dico me la faccio a piedi, che fa anche bene alla salute, e di come ogni volta riesca a spendere più soldi di un eventuale biglietto del vaporetto perché Venezia è piena di vetrine, ogni metro c'è una vetrina e l'acquisto scatta. Ok. Ieri vi avevo presentato una maglietta, ok, con quattro oggetti: videocassetta, cassetta, cubo di Rubik. Che tra altre cose, il cubo di Rubik è stato bellissimo perché devo anche parlare di questa cosa del correttore, a volte fa veramente danni. Evidentemente, io chiaramente ero sovrappensiero, lo sono sempre. E non mi ero reso conto che mi aveva sostituito cubo di Rubik con cubo di rubinetto. Ok, e ringrazio Antonella per avermelo fatto prontamente notare. Comunque, la prima parte dei miei acquisti ve l'ho presentata ieri. Comunque, essendo il tragitto lungo dall'arsenale alla stazione, essendo le vetrine, essendo Venezia piena di negozi, a un certo punto ero là, buttavo l'occhio e quando lo sguardo si è fermato tutto su un colpo, su un oggetto. Ok, c'era la vetrina, c'era un oggetto e chiaramente dopo aver visto una cosa simile volete non prenderla. Ok, l'oggetto in questione è questo. Ebbene sì, Rambo. È una specie di statuina di Rambo. Ok, vale, cioè, devo fare l'elogio, la bellezza delle cose inutili, ok? Adesso è qua, lo tengo qua, che mi guarda, che muove un po' la testa, così rende dinamico anche il video. Tante cose sono entrato in questo negozio, c'era il commesso che mi fa, gli faccio voglio Rambo, per favore, mi fa, ma vuoi Rambo col pugnale, mi fa, o vuoi Rambo con il mitraglio? Mitraglio sarebbe questa cosa qua. Mitraglio, e io gli faccio, beh, mitraglio, mitraglio, gli faccio io, ok. E in quel momento c'è stato uno sguardo d'intesa bellico tra il sottoscritto e il commesso che ha avuto dell'incredibile. Il sottoscritto che non ha mai toccato un'arma in vita sua, toccato e usato un'arma in vita sua. E lo sguardo del commesso che, sì, no, neanche lui sicuramente ha mai toccato un'arma in vita sua. Comunque, l'altro acquisto che ho fatto è il Rambo col mitraglio che va a fare compagnia a Chuck Norris, a Roberto Baggio, sempre della stessa linea, e a Rocky. Ok. Che dire, la bellezza delle cose inutili è essenziale come terapia d'urto, è essenziale per la noia, soprattutto se costano poco, ma queste cose costano sempre poco. È essenziale per tutto, bisogna a volte viziarci con cose inutili, sono le cose migliori, perché non hanno complicazioni le cose inutili che costano poco non hanno complicazioni, occupano giusto un po' di spazio, ok, però ti fanno stare contento se non si rompono nel portarle a casa, ti fanno stare contento per boh, 2, 3 ore, ok, dopo le metti in un angoletto. Stanno là e vale la pena. Sì, vale la pena perché in tempi di magra, anche 2 o 3 ore in cui sei un minimo contento per una cosa assolutamente inutile, è già un grande traguardo per la vita, secondo me. Quindi non bisogna mai sottovalutare gli acquisti fatti d'impulso, gli acquisti fatti d'impeto, ripeto, se costano poco, perché se cominciate a acquistare per noia macchine, non va bene, non va bene. L'inutilità è sottovalutata, ok? Tutti dicono di prendere le cose utili, di guardare questo, di guardare quell'altro, però alla fine la grande soddisfazione è nelle cose inutili. Questo Rambo col mitraglio, ok? Comunque, la prova. E buonanotte.